Namaste yogis! Nel tutorial di oggi, in questo Asana Lab, andremo a vedere Virabhadrasana 2, ovvero il guerriero 2. Cominciamo subito. Io per entrare in questa posizione entrerò dal cane a faccia in giù, quindi da Adho Mukha Svanasana. Dal mio cane a faccia in giù, inspiro, porto la gamba destra in alto ed espirando porto il piede destro in mezzo alle mani. E da qui iniziamo a entrare nel nostro guerriero. La prima cosa da fare è girare il piede dietro, quindi in questo caso il mio piede sinistro, di circa 45 gradi, quindi giro il piede di taglio. Il piede davanti invece rimane dritto con le dita dei piedi che puntano in avanti. Una cosa che vogliamo notare è l'allineamento dei talloni, quindi nel guerriero 2 i nostri talloni dovranno essere sulla stessa linea. L'altra cosa da notare è la distanza tra i piedi. Nel guerriero 2 dobbiamo avere la gamba destra, che è la gamba davanti, cioè, che è piegata a 90 gradi. Quindi assicuriamoci di trovare una distanza tra i nostri piedi che ci permetta di fare questa cosa. Quando ho trovato il mio allineamento qui, inspirando vengo su con le mani e mi porto nel mio guerriero 2. Quindi abbiamo visto i piedi, a questo punto la distanza delle gambe dovrebbe essere giusta, affondiamo bene con la gamba davanti, quindi cerchiamo di portare la gamba davanti a 90 gradi. La cosa che vogliamo fare qui è cercare di ruotare la nostra coscia davanti esternamente, quindi è come se cercassimo di aprire la gamba un pochino verso l'esterno, mentre ruotiamo la gamba dietro nella direzione opposta, quindi internamente. Il nostro busto resta bello al centro. Quando abbiamo trovato questo allineamento, inspirando portiamo le mani in linea con le spalle. Quindi le mani sono in linea con le spalle, creano una bella linea che dovrebbe essere sulla stessa linea delle nostre gambe e guardiamo avanti. La cosa importante nelle braccia è che le spalle siano rilassate, quindi non facciamo così, ma teniamo le spalle rilassate e le braccia belle sollevate. E guardiamo avanti. Raddrizziamo la gamba e questo è il nostro guerriero 2. Quindi ricordatevi bene, allineamento dei talloni in primis, gamba davanti piegata a 90 gradi con la coscia che ruota esternamente, mentre nella gamba dietro la coscia ruota internamente. L'altra cosa importante è di cercare di mettere il peso in egual maniera sia sul piede davanti che sul piede dietro. Una volta fatto questo, allungate bene il busto al centro, quindi in linea col bacino, sollevate le braccia e mantenete le spalle rilassate. Spero che questo tutorial vi sia stato utile per prendere un po' più di informazioni su come fare il vostro guerriero 2 nel modo corretto. Alla prossima, al prossimo tutorial. Namaste!